Bentornati amici nel canale. Oggi andiamo a trapiantare la zucchina lunga, ovvero la cucuzza siciliana. Questo ortaggio ha un contenuto ridottissimo di calorie, il che lo rende particolarmente adatto nelle diete ipocaloriche. Contiene soprattutto potassio, acido folico, vitamina E e vitamina C. È diuretico e aiuta a contrastare i problemi delle vie urinarie. Noi abbiamo una tecnica molto facile per trapiantare le piantine e andiamo a vederla. Dopo aver seminato, le piantine raggiungono circa 30 cm di altezza. Le andiamo a prelevare in questo modo, come vedete in video. Le mettiamo in una bacinella con tutta la terra, cioè radici e terra. Di questo ortaggio non abbiamo bisogno di molte piantine, perché ha una sua produzione naturale molto ricca di frutti. Il prelievo della piantina dal semenzaio noi lo facciamo così: un colpo netto con la mazzetta, un circa 5-7 cm lontano dalle radici della pianta, un circa 5-7 cm di profondità, ed andiamo a prelevare la piantina con tutto il terreno attorno, posandolo poi in un contenitore. Siccome si tratta di un ortaggio molto pesante, noi abbiamo costruito un supporto, ovvero un pergolato per la zucchina lunga. Abbiamo fatto dei piccoli fossetti. All'interno dei fossetti scaviamo un buco circa 15 cm di profondità. Immergiamo la piantina. Ricopriamo con il terriccio e pressiamo la terra in prossimità della piantina. Se state guardando questo video, significa che siete amanti della natura, di cose semplici, naturali, di autosufficienza, autoproduzione di cibo. Per questo vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina, così da ricevere le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Torniamo comunque adesso al trapianto della piantina di zucchina lunga, ovvero cucuzza siciliana. Noi lasciamo la distanza tra una pianta e l'altra circa 1,5 metri. Ed un'altra cosa molto importante è immergere nel buco la piantina con tutto il terriccio che avvolge le radici, così come quando l'abbiamo prelevata dal semenzaio. Dopo aver piantato le piantine, andiamo ad innaffiare. Noi lo facciamo per i primi 10 giorni una volta al giorno. Dopodiché, per i prossimi 10 giorni, andiamo ad innaffiare un giorno sì ed un giorno no. Per il fabbisogno di una famiglia composta da 4 persone bastano già solo 4 piantine. Bene, adesso abbiamo piantato la nostra zucchina lunga, ovvero cucuzza siciliana. E dopo averli innaffiati 10 giorni tutti i giorni e 10 giorni seguenti un giorno sì e un giorno no, aspettiamo i suoi frutti, che saranno sicuramente molto fruttiferi così come tutti gli altri anni. Grazie amici, alla prossima, ciao!